salutare il nostro ospite che ci ha aperto il suo bar. Che le è sembrato di questa? È ottimista dopo questa discussione o rimane preoccupato per il futuro? Guardi, quello che fa più male, che ferisce, è assistere da testimoni impotenti mentre le nostre imprese rischiano davvero di soccombere. E guardi, noi paghiamo un conto comunque di una gestione politica che stiamo pagando noi e le famiglie. È questo che ferisce, ecco perché noi chiediamo che questi eccessi siano assolutamente compensati, credito d'imposte con modalità, perché il nostro modello di imprese sta in piedi con quei costi. Nel momento in cui spostiamo su di noi e sulle famiglie quei costi, salta tutto, quindi a rischio l'intero modello produttivo e distributivo, per colpa non certo a noi imputabile, perché se non siamo noi dei bravi imprenditori, se non sappiamo gestire, è giusto che il mercato ci faccia fallire o ci faccia uscire, ma non possiamo pagare il prezzo. Signor Aldo, mi faccio un tweet, va, visto che parlavamo di social, mi faccio proprio un tweet velocissimo, senza dirmi per chi naturalmente, ma lei andrà a votare il 25 settembre, perché dice siamo impotenti, noi abbiamo lo strumento del voto, lei andrà a votare? Senza ombra di dubbio, lo faccio con un grande senso di responsabilità, credo nella democrazia, sono molto deluso, ma io sto molto osservando tutte le forze politiche. Benissimo, e chi mette al centro l'impresa come patrimonio, come valore sociale, economico, io vado in quella direzione. Allora, senza perfetto. Impresa questo è un non c'è lavoro, sia non c'è vada fino. Oltre, grazie. Non vada oltre, non vada oltre. Oltre, mi richiama giustamente Marco Vrittella, però un messaggio per Rixi e Appendino. Grazie signor Aldo. Senta Rixi, prima di salutarla me la dice una cosa, perché lei ha passato una parte delle vacanze con Matteo Salvini, no? L'abbiamo vista a Courmayeur sui monti.